digitale terrestre, guida all'acquisto e all'installazione. Walter Rolfo. Entrare nel mondo della televisione digitale è facilissimo, direi quasi come schioccare le dita. Grazie a questo decoder, che viene comunemente chiamato zapper, cioè cambiatore di canali, voi avrete la possibilità di ricevere il segnale digitale dall'antenna, codificarlo e trasmetterlo al vostro televisore. In questo modo sfrutterete i vantaggi della televisione digitale, avrete molti più canali a vostra disposizione, ma soprattutto una migliore qualità audio e una migliore qualità video. Ovviamente però, questo essendo il modello base, non vi consentirà di sfruttare anche l'interattività. Ma per questo non ci sono problemi, anche questa volta basterà soltanto schioccare le dita. E grazie ad un modello molto più evoluto come questo, voi potrete finalmente usufruire e sfruttare a pieno tutti i vantaggi della televisione digitale. Cioè, per esempio, con il vostro telecomando potrete votare per i sondaggi, accedere alla banca dati, oppure per esempio connettervi, grazie alla carta del cittadino, con la pubblica amministrazione per controllare la vostra situazione pensionistica, oppure con la vostra banca per controllare l'estratto conto. Ma una volta comprato il decoder digitale, è difficile da installare? Ma assolutamente no! Qui collegherete l'antenna, da qui invece andrete direttamente al televisore. Fondamentale, qua dovete collegare la linea telefonica, perché senza questo collegamento non potrete avere la televisione interattiva. Con questa presa scarta andrete al televisore, qui andrete al videoregistratore, qua invece collegherete lo stereo per un segnale audio meraviglioso, qua ovviamente alla presa di corrente. Basterà poi prendere il telecomando, dare sintonizzazione automatica e in pochissimo, in breve tempo, potrete entrare nel meraviglioso e magico mondo della televisione digitale. Futura.